Non temere, Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te e ciò che concepirai sarà frutto dello Spirito Santo. Avvenga di me secondo la tua parola. Se così stanno le cose, caro Gabriele, torna dal Signore che ti ha mandato e digli che voglio fare, mi fido di Lui, quello che dice Lui per me è verità. Volesse il cielo che anche noi avessimo un briciolo di quella fede di Maria per poter dire: Signore, quello che tu vuoi per me si adempia, perché so che quello è il vero mio bene. Io non lo capisco quello che tu mi stai chiedendo, però mi fido di te, mi fido di te. E torniamo sempre là, è questione di fiducia. Preghiamo questa sera perché l'impossibile si realizzi nella nostra vita, o meglio, con il nostro aiuto, ciò che a noi sembra impossibile possa divenire possibile mediante una fede più vera. E concludo con una preghiera sempre di Padre Pio rivolta a Maria. Madre mia Maria, conducimi con te nella grotta di Betlemme e fammi inabissare nella contemplazione di ciò che di grande e sublime sta per svolgersi nella notte più grande e più bella che il mondo abbia mai visto. Amen. Così sia. Che Padre Pio e la Vergine Maria ci diano la grazia di aumentare la fede in noi e vivere il vero Natale. Sia lodato Gesù Cristo.